Buongiorno a tutti da Aurora, la musichetta d'Aurora. Stava dormendo, invece eccola qua, con questa faccia un po'... Che mi sta succedendo? Tra l'altro la sua posizione preferita da ninna è questa. Che tra l'altro ogni tanto faccio sempre così per controllare che non appoggia completamente il naso. Infatti guardate. Già sta in fase REM. Comunque, allora, non siamo qui per parlare di mia figlia, ma siamo qui finalmente per parlare di declutter. Ebbene sì, oggi andiamo a declutterare dei cassetti della mia postazione make-up. Fatemi sapere se questo genere di video vi piace attraverso un commento o un like. Se ancora non siete iscritte al canale, mi raccomando, iscrivetevi e ditemi ovviamente se voi anche dovete ancora declutterare o se per voi gennaio e settembre sono i mesi di nuovi inizi. Detto questo, io vi lascio al video declutter e se vi va ci vediamo dopo. Allora, il cassetto che voglio declutterare è il primo, è questo qui, che ha praticamente tutti i rossetti. Il problema è che ci sono anche tutti gli altri gloss e rossetti che, siccome sono troppi, non entrano. Quindi adesso tiro fuori tutto e poi li andremo a dividere anche per colore. Allora, ho portato sopra tutto l'ambaradam e io direi di partire dai gloss che, come vedete, sono 3000 perché stanno tutti anche qui dietro e quindi spero di fare una bella cernita. Allora, parto da questi due che mi vengono subito agli occhi e sono di Banana Beauty. Sono dei gloss che in realtà sto provando proprio da poco perché sono recenti, quindi ovviamente li tengo. Poi abbiamo di Lotti London questi gloss molto particolari, infatti sono dei veri e propri glitter, due comunque freddi e uno caldo. Questi sono molto particolari perché sono praticamente dei brillantini allo stato puro che voi potete tamponare sia sui rossetti sia su altri gloss. Sono davvero molto belli perché poi aderiscono alle labbra e sono dei gloss che io non ho praticamente così e quindi questi li tengo. Sempre di Banana Beauty, ho questo gloss che ho utilizzato davvero tantissimo l'estate scorsa ed è un gloss blu che dà proprio l'effetto di denti più gialli. Me ne avevano mandati due e io uno l'ho regalato, ho tenuto solo questo perché comunque mi piace, quindi insomma era inutile tenerne due uguali, ma uno me lo sono voluto tenere. Altro gloss di Banana Beauty che mi hanno mandato l'anno scorso che ho utilizzato ma non mi piace come mi sta sulle labbra il colore proprio perché il gloss in sé per sé è molto valido. Lo do via perché appunto mi fa i denti troppo gialli quindi non mi piace. Un colore di gloss che io adoro per l'estate è praticamente questo ed è un colore diciamo caldo, naturale, che neanche si vede però sulle labbra vi assicuro che dà proprio un effetto bellissimo volumizzante. Questo in particolare è di Smashbox e si chiama Eternity e questo lo tengo. Poi ho due gloss trasparenti, uno di NYX e uno di Mesauda. Ovviamente ne tengo uno solo perché è inutile tenere due gloss identici. Mi tengo quello di Mesauda e do via quello di NYX. Ho trovato alcuni gloss di MAC, alcuni praticamente tutti sono limited edition, quindi è inutile che vi dico i nomi. E sono tutti gloss davvero particolari, pieni di cangianze. E a differenza di altri gloss, questi durano leggermente di più. Ovviamente tendono ad essere sempre dei gloss, quindi comunque con una durata bassa, però mi piacciono perché oltre a essere super pigmentati danno anche tantissime cangianze, danno un effetto di labbra più voluminose e io li adoro, quindi questi li tengo. Ho anche il gloss Diva che è perfetto per il rossetto Diva di MAC. Uno che ho utilizzato tantissimo l'estate, tipo 3-4 estati, è questo qua che è tutto cangiante, vedete? Molto bello, pieno, solo che puzza, quindi questo lo vado a buttare. Uno che non ho mai utilizzato è questo qui di Paola P, che non è neanche brutto secondo me, anzi è molto carino, però non l'ho mai utilizzato, ce l'ho qui da 2 anni, quindi lo do via. Per quanto riguarda i gloss di Lotti London in questo formato, io ho praticamente questi tre, di cui questo ce l'ho da 1 anno, non l'ho mai aperto, è ancora sigillato, quindi lo do via. E di questi due vado a tenere il pescato perché è uno di quei colori che mi piace tantissimo per l'estate. C'è anche un capello, scusate. Due vecchissimi che portavo sempre al mare sono uno di Alchemilla trasparente, questo che non ha più il brand, quindi non so dirvi. Questo non so se si sente, c'ho la sabbia nello svitarlo, quindi lo vado a buttare. E questo di Alchemilla l'ho annusato e puzza.
praticamente, quindi anche questo purtroppo lo do via, cioè lo butto, no, lo do via, scusatemi, però era comunque un ottimo gloss. Uno che uso sempre l'estate è questo qui di Pretty by Flormar ed è super pigmentato, un colore davvero pieno, che a differenza di quello di Banana Beauty, che vedete è più aranciato, questo è più spento, quindi non fa l'effetto denti gialli. Di Neve Cosmetics a me loro avevano inviato praticamente tutti i loro gloss, che se non erro in collezione dovevano essere una dozzina più o meno. Ecco, io ho tenuto solo questi quattro e continuo a tenere questi quattro perché sono i colori che più mi piacciono, perché sono dei colori comunque neutri che sul mio tono di labbra stanno benissimo. Questi gloss sono meno, diciamo, lucidi, sono più compatti e secondo me hanno anche una tenuta maggiore. Sono molto belli, anche pratici da portare in borsetta perché sono veramente fini e occupano pochissimo. Questi sono praticamente dei gloss meravigliosi della Pixi, hanno 3000 cangiante, in particolare questo qui azzurro è quello che hanno fatto in collaborazione con Chloe Morello ed ha questi riflessi azzurri che vanno proprio a dare un effetto di denti più bianchi, è bellissimo e ricco proprio di cangiante, ma allo stesso tempo anche questo che è un colore nude, vedete, l'ho usato tantissimo, questo è il più utilizzato, e poi abbiamo uno che vira sul fucsia ma non è così fucsia come appare, sempre ovviamente in collaborazione con Chloe Morello sono questi gloss, vedete è più tranquillo. Però essendo pieno di glitter dà proprio un effetto plump. Sempre molto belli, abbiamo questo di Too Faced che è molto naturale, io lo utilizzo tantissimo, e questo super viola, super figo per appunto qualche serata. Idem quello di Wycon che mi piace tantissimo, purtroppo era una limited. Uno vecchio che puzza purtroppo è questo qui di Make Up Studio che mi piaceva tantissimo perché ha un colore davvero molto naturale, diverso da quelli che vi ho mostrato finora, però purtroppo lo vado a buttare. Di Astra, anche qui avevo ricevuto tantissimi gloss e ho ottenuto solo questi. Di questi praticamente il mio preferito è il numero 2, che come vedete è davvero tantissimo utilizzato. E invece quello meno utilizzato è questo qui bianco perlato, perché comunque mi piace più il numero 1. Questi in particolare sono 1, 3 e 6. No, scusatemi, 2, 3 e 6 e l'1 invece lo vado a dare via. Di NYX Lingerie, anche qui ne avevo 12 e ne ho tenuti solo 3, ma praticamente ne tengo 2, che sono quelli più brillantinosi, vedete tra i 3, questo non ha pigmento di brillantino all'interno, quindi questo lo do via. Questo di Clarins è uno dei miei preferiti, si chiama Natural Lip Perfector e ha la spugnetta, questo dà proprio un effetto volume bellissimo, aderisce completamente alle labbra e ve lo straconsiglio. Di Lab Care mi hanno inviato questo gloss recentemente e non l'ho mai provato, quindi lo tengo. Infine mi sono rimasti tipo gli Extreme Gloss, che anche questi ho provato, mi piacciono, però ne ho veramente tantissimi. Di questi colori, quelli che a primo impatto mi colpiscono e che penso posso sfruttare sono i due più chiari, quindi questi tre li do via. Della linea Metal ho praticamente questi colori qui, vedete, eccoli qua. Io in realtà anche qui ne avevo ricevuti tipo 12 e questi erano gli unici che erano sopravvissuti. Di viola particolari, come avete visto, ne ho tenuti parecchi, quindi questi due li do via e mi tengo solo questi tre. E poi altri Extreme Gloss, anche qui li do via, questi di Mesauda, perché comunque ho tenuto già dei colori di questo tipo. Mi ero scordata questo di Neve che tengo. Raga, io ho fatto un'ottima cernita secondo me di gloss, però tanto uno dura una vita. E poi ho di Banana Beauty questi due matitoni che in realtà credo che metterò nelle matite labbra. Boh, ora vedo. Comunque le ho ricevute da poco, devo provarli. Qui dentro ho tutti i balsami labbra e scrub. Questo è uno scrub di Hello Body che ovviamente tengo. Poi ho questo di Balea che mi si è rotta, questa qui gira veramente malissimo, quindi ora provo un attimo a vedere se riesco ad applicarlo, altrimenti lo butto. Poi ho il lip cream di Puro Bio che io adoro alla follia. I lippini di Neve che devo andare ad annusare se hanno cambiato odore. Questo che è vecchissimo, che lo butto perché puzza, quindi via.
devo annusare anche questi due, che sono praticamente questo qui della Yves Rocher, che io adoro questi burri, però devo annusarlo. E poi devo annusare anche lo scrub, questo qui è al miele, che in realtà io l'avevo finito e mi era piaciuto. No, profuma di miele, quindi lo tengo. Però quest'altro ha veramente pochi granuli. Era comodo perché, sinceramente, rispetto a un formato del genere, uno scrub in stick è molto più pratico. Il problema è che proprio non funziona. Poi della Labello, questo lo compro quasi ogni estate. Questo qui è il Fruity Shiny Peach. Lo adoro e lo tengo. Allora, i prodotti labbra quali scrub, appunto, burro cacao, li ho messi qui. I gloss più corti li ho inseriti qui, mentre quelli più grandi, insomma, li ho messi in questo contenitorino a parte. Questo è tutto quello che tengo per quanto riguarda i gloss. Questi sono quelli che vado a regalare. Qui ci andrò ad aggiungere i vari rossetti. E in pratica, qui ci sono quelli che devo buttare, che sono 4 più 3, 7. Tra l'altro sto facendo anche un resoconto, quindi buttati, vedete, 4 gloss più 3 burro cacao. Regalati, 15 gloss. Tenuti, vabbè, due scrub labbra che sono gli unici che ho, quindi non fanno testo. 7 burro cacao, però comunque ne ho buttati 3, quindi ci può stare. E 37 lip gloss sono quelli che tengo. Un po' tantini, però se pensate che 15 più 4 fa 19, diciamo una ventina contro una quarantina. La metà, ecco, li ho dati via, quindi direi che ci può stare. Ok, adesso passiamo ai rossetti che li ho presi tutti dal cassetto, infatti vedete che trasbordano, questi sono i nude, li ho tutti divisi, rossi e fucsia, quelli meno sono i fucsia, quindi forse partirei da qua, anche se in realtà sarebbe più sensato partire dai nude perché li devo swatchare e quindi poi levare i fucsia è un po' un problema. Comunque adesso prendo tutti questi fucsia, li metto tutti in ordine dal più chiaro al più scuro e andiamo a vedere, a swatcharli insieme e decidere cosa tenere e cosa buttare. Allora, questi sono tutti i miei rossetti, diciamo, sul fucsia, viola, eccetera, eccetera. Alla fine ho deciso di prendere un foglio nel quale appunto farò degli swatches. Allora, questo è un colore tipo ciclamino ed è della Deborah e se vi interessa è il numero 14. Ho deciso di partire dall'angolo dei violacei perché sono di meno e ora vi farò vedere che sono tutti diversi. Allora, questo è il primo. Poi abbiamo questo di neve che ha un bellissimo colore e si chiama Blueberry Pancake, che è così, vedete, più scuro, quindi questo lo tengo. Poi abbiamo questo che è una limited sempre in collaborazione con Patrick Star e come vedete è più scuro di questo, però di base ci assomiglia. Cambia ovviamente il finish perché questo è opaco, per cui li tengo. Poi abbiamo questo, sempre di una limited di MAC, che non c'entra assolutamente niente con nessuno, quindi anche questo lo tengo. Come diciamo scuroni di questa categoria ne ho tre, che sono uno nuovo di Mesauda, questo è della linea di San Valentino e si chiama One Love ed è il numero 04, eccolo qua, che ha una punta forse anche di fragola, molto bello. Questo mi piace un sacco. Poi abbiamo questo di Sephora che è leggermente, vedete, più amarena. Ed infine abbiamo questo della Mulac che è il Satisfaction, che non assomiglia a nulla, a parte che è opaco, opacissimo, ed è il più scuro fra tutti. Quindi anche in questo caso sono tutti diversi l'uno dall'altro e li tengo tutti. Devo essere onesta con i fucsia, ero stata brava già l'altra volta. Guardate, questo poi lo vediamo ad occhio che è diverso da tutti gli altri, cioè si vede subito. È di MAC, si chiama Lost in the Star, perché è praticamente un colore molto chiaro, vedete, che ha tutti dei brillantini. Infatti il finish è quello satin, dazzle, scusatemi, infatti è poco pigmentato e pieno di glitter. Questo chiaramente lo tengo, poi è piccolo, si può anche facilmente smaltire. Questo mi aspettavo che puzzasse, è di una limited di Kiko, infatti neanche ve lo nomino. Invece profuma e credo sia diverso da tutti. Forse assomiglia leggermente a questo, che era quello di neve, solo che vedete che ha una punta un po' più fredda. No, ok, era questo qui di Mesauda, solo che cambia il finish. Questo è opaco e questo è lucido. E una volta anche, vedete, swatchati sulla mano, non sono proprio
uguali, sinceramente. Infatti credo che continuerò sulla mano. Poi ci sono questi due che sono praticamente, diciamo, abbastanza simili. Ora li vediamo swatchati. Questo è quello di Nabla e si chiama Arabesque. E questo invece è di Yves Saint Laurent. Però vedete che una volta swatchati, questa è una punta più calda. Quindi anche in questo caso li tengo. Ecco, ora qua c'è da divertirsi. Praticamente abbiamo questo che si è tutto distrutto, di NYX, non so se lo vedete, ecco, è caduto. Tra l'altro odora di gomma, proprio gomma tipo oscena della macchina, quindi lo buttiamo. Poi abbiamo questi due che sono diversi fra loro. Questo è bellissimo, è il mio preferito, si chiama Flat Out Fabulous, ne avevo finiti due, è praticamente un fucsia freddo. E sempre freddo abbiamo questo che è uscito di produzione, e al contrario di questo qui che è opaco, questo ha il finish amplified, quindi è un po' più lucido, si chiama Show Orchid ed è meraviglioso. Questi due li tengo. Di neve poi c'è questo, questo puzza di rancido, si chiama mousse framboise, quindi questo purtroppo, ahimè, lo vado a buttare. Un altro che puzza di rancido è questo qua di Kiko, che è vecchissimo, è tipo del 2014, l'avevo poi tra l'altro usato tantissimo perché sta proprio a metà, vedete? Considerando la mole dei rossetti non è neanche male come raggiungimento. Comunque lo butto perché puzza. Poi abbiamo Mesauda, uno nuovo, infatti questo l'ho praticamente neanche mai swatchato, credo, e questo è un fucsia abbastanza caldo, molto simile a questo qui di Rihanna, vedete che si distinguono proprio di una minima tonalità. Infatti tengo Rihanna e vado a dare via Mesauda, perché Rihanna è usato ed è vecchio, Mesauda è recente, quindi qualcuno lo può sempre prendere. Poi abbiamo questo che è diverso da tutti, questo è Candy Yum Yum di MAC ed è un colore fucsia accesissimo, vedete? Un po' tipo evidenziatore. Questo comunque lo tengo perché è l'unico sul generis. Poi a vista d'occhio questo sembra abbastanza simile. Questo è praticamente un colore salmone fucsia, sembra abbastanza simile a questo di... Ah no, non c'entra niente, di Marc Jacobs, no. No, 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 questi li tengo tutti e due. Poi abbiamo questo di MAC, che è full fucsia, che è un fucsia, diciamo, abbastanza caldo. Girl About Town, anche questo è uno dei miei preferiti, però è un fucsia freddo, anche se qua sembrano tutti uguali, non so perché. Questo che non assomiglia a niente, forse un po' leggermente a questo, ed è Pink Pigeon. E l'ultimo è di Urban Decay, ed è questo, che assomiglia a Girl About Town, solo che è più opaco ed è più freddo. E questi li tengo tutti, comunque alla fine avevo già declatterato abbastanza, quindi i fucsia erano i minori, ero stata brava. Allora, come vedete li ho risistemati e c'entrano anche altri prodotti, altri rossetti in caso nuovi da poter mettere, quindi sono abbastanza soddisfatta. Li ho contati e sono 21, un rossetto fucsia è quello che vado a regalare e tre purtroppo, eccoli qua, sono quelli che vado a buttare. Praticamente sommando tutta la riga sono 25, di cui diciamo un quinto li ho dati via tra buttati e regalati. Potevo fare di meglio, ma alla fine con tutti gli altri declutter i fucsia sono quelli che gli ho più dato, e si può ben vedere rispetto ai nude ai rossi. Adesso direi di fare i rossi. Allora, i rossi arancioni, come vedete, sono molto 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 di più. Comunque io partirei a levare subito questi due che me li sono scordati. Praticamente sono uno fucsia, ma che puzza di neve, quindi lo vado a buttare purtroppo. Praticamente quelli di neve mi sono andati quasi tutti a male. E poi questo che è un colore impassioned fucsia estivo, quindi non c'entra niente qua. E ora aggiorno anche la lista. E io direi di partire da questi qua, che dovrebbero essere praticamente solo questi quattro scuri. Questo io non sono riuscita a trovargli nessun colore simile, quindi io
direi di tenerlo, è di Mulac, si chiama Burlesque ed è un colore tipo rosso metallizzato. Per quanto riguarda gli scuroni abbiamo una limited di MAC, che è la The Rocky Horror Picture Show, ed è proprio un colore tipo rosso sangue, che secondo me è molto simile, forse questo è leggermente più scuro. Sì, comunque si assomigliano, vedete? Questo è più scuro e questo è più chiaro, ma di pochissimo. E poi abbiamo questo qua, che è di Fatima, ed è il Bad Girl, lo 08, che comunque ci assomiglia, solo che al contrario di questi è più pieno come colore. L'ultimo, sempre su questa base, è il Diva. Sì, secondo me questi due pure si assomigliano. Quindi io direi di tenere Diva di MAC. Eccolo. E ovviamente la limited del Rocky Horror Picture Show. Quello di Fatima, che è meraviglioso e soprattutto ha una qualità pazzesca, lo vado a regalare perché sicuramente chi lo riceve sarà fortunato, ed ha questo packaging tra l'altro delizioso. E vado a regalare anche questo di Sephora. Sempre diciamo che sono in minor quantità, ci sono o questi che virano proprio all'arancione o questo all'arancione più estivo. Quindi direi di vedere queste due categorie, così almeno insomma possiamo deglatterare. Allora, c'è questo di Neve che si chiama Syrup Waffle, che puzza di rancido, quindi questo lo butto. E poi raga, tutti quelli di Neve alla fine sono pure tutti nuovi, quindi cioè, mi rode parecchio, però questo succede ad averne tanti. Poi abbiamo due nuovi di Peterac, che aveva fatto Giulia Cova, e sono uno arancione, guardate che bello, e questo che ci assomiglia, è leggermente più scuro, è un po' più rosso, questo è un po' più color zucca. E la linea Powder Kiss ho Devoted to Chili, che è sempre su questa scia, però vedete che fra tutti è il più chiaro, e forse anche quello che più è facile da portare. Sempre di MAC sulla stessa scia c'è questo, che forse è uguale al primo. Vediamo, no, è un po' più rosso. Comunque di questi mi piacciono 1, 2, 3, forse il primo lo vado a dare via. Uno particolare è questo, che praticamente è tipo trasparentino arancionino, che praticamente non c'è, e per ora lo lascio qua. Poi abbiamo di Nabla questo, che è Moulin Rouge, ed è un colore rosso, vedete, aranciato, però rosso scuro, molto bello questo. Uno ancora più particolare è questo di MAC, che è un colore un po', non so come dirvi, però ha delle cangianze, dei glitter molto bello. Questo si chiama Fresh Moroccan e fa parte della linea Frost. Uno bellissimo limited edition, ma che si sta rovinando, vedete, tutto il packaging, è di MAC. Infatti questo lo voglio mettere da smaltire. È un rosso caldo, che ha tutte micro pagliuzze, fa sempre parte dei frost, e questo lo metto tipo da smaltire. Gli ultimi due, diciamo, particolari che ci sono, insomma, che sono sicuramente diversi dagli altri, sono questo qua di MAC, che si chiama Sheer, ed è sempre un frost, e l'altro è questo qua di Dior, che è tipo doppio, vedete, da un colore più pescato a uno più rosso, infatti è un colore particolarissimo, molto bello, questo lo adoro. Scusate, questo è un lustre, non frost. Dei colori pescati sono questi qua, un po' estivi. Allora, il primo è questo qua, che tra l'altro si sta un pochino sciogliendo, ed è Costa Chic di MAC. Uno abbastanza sempre sul generis è quest'altro, sempre di MAC, che si chiama Vegas Vault, solo che cambia, che è un po' più aranciato, e questo è un po' più fluo. Sono molto carini per l'estate. Poi abbiamo questo nuovo di Peach C, che è questo colore qua, un pescato chiaro, sempre di Peach C, Peach C forse. Abbiamo questo che è un arancione più scuro, e poi questo che è una via di mezzo tra questi, anzi questo forse è più quasi sul fucsia. Comunque di questi 5 io terrei 1, 2, 3 e 4, e do via questo più chiaro di Peach Sea. Ok, sono rimasti i veri e propri rossi, di cui c'è questo della Maleficent,
che praticamente non assomiglia a nulla, quindi lo terrei e basta. Mentre qui è il caso di andare a swatchare. Abbiamo allora questo qui di Dior, bellissimo, che è il Rouge Dior 80. Poi abbiamo questo di MAC, di una Limited, in collaborazione con X Factor, eccolo qua, che è molto simile, devo essere onesta. Poi abbiamo questo che è Dragon Fire, eccolo qua, che è praticamente simile a quello di X Factor, quindi io terrei X Factor ed ovvia Nabla. Di Mesaud abbiamo il 612, che invece è un rosso più smorzato, che assomiglia al 613, sempre di Mesauda. Cambiano veramente di pochissimo, infatti io terrei solo il 613, questo leggermente più scuro e meno aranciato, in modo che anche per i denti è meglio, e ne tengo uno anziché due che sono prettamente molto simili. Dopodiché abbiamo questo sempre di Peach Sea, eccolo qua, che assomigliava praticamente a questo di Mesauda. Vabbè, comunque questo è nuovo, quindi lo tengo e vedremo se poi lo uso, altrimenti al prossimo declutter lo do via. Poi ho questo molto bello di Shiseido, anche proprio come consistenza, perché è cremoso ma dura tantissimo sulle labbra, ed è il numero 219, e questo dovrebbe assomigliare un po' a questo. No, questo è più un rosso ciliegia, non c'entra assolutamente nulla, è di Kat Von D ed è il colore Underage Red. Boh, scusate la pronuncia. Poi abbiamo di MAC questo molto cremoso, un po' colore ciliegia, che non assomiglia a niente. E poi questo qua, che è un rosso più scuro, che ha questo packaging molto figo col teschio, del brand Alika Cosmetics, ed è lo 03. E forse assomiglia a questo qui di Pupa. No, questi sono tutti diversi, raga. Incredibile, ma vero. Poi abbiamo questo che è meraviglioso di MAC, infatti è utilizzatissimo, è quasi finito ed è Perpetual Flame, ed è un rosso, vedete, un po' ciliegia. Questo lo voglio ritirare fuori. Uno di Rihanna, che è in limited edition, quindi è tipo inutile che ve lo nomino. Poi abbiamo questo di Neve, che puzza, quindi lo vado a buttare. Poi abbiamo questo qua di Mesauda, che è il 616, che forse assomiglia un po' a questo, quindi lo do via. Ed infine uno nuovo di Mesauda, che è questo, e forse anche questo ci assomiglia. E questo qua è di MAC ed è il Russian Red, e questi li tengo. Allora, come reso conto dei rossi, ne ho dati via 7, che sono questi praticamente. 2 sono quelli che vado a buttare, e invece quelli che vado a tenere sono 30, quindi sono praticamente totali circa 40, di cui ho dato via un quarto. Quindi mi ritengo soddisfatta, perché comunque ne ho 30 e ne ho dati via 10. Insomma, si può fare. E come vedete, qualora io volessi prendere qualche altro rossetto rosso, c'è comunque uno spazio apposito dove entrano e non si crea questa situazione che ce ne sono 30.000. Adesso andare a dividere i nude, che praticamente sono anche questi qua fuori, sarà veramente un'impresa da titano. Allora, per i nude, devo essere onesta, ci ho pensato e non ho fatto la stessa cosa, perché a parte sono tantissimi e poi perché tanto so già quali tengo e quali no. Allora, in particolare questi 5, quindi 4 di Neve e uno di NYX, puzzano di rancido, quindi li vado tutti a buttare. Questi 2 di Neve ancora non puzzano, tra l'altro sono anche bei colori, quindi io li do via perché tanto non li uso, quindi prima di ritrovarmi che poi puzzano e li devo buttare, li do direttamente via. Poi questi sono arrivati da poco e sono tutti della collezione di Fatima. Praticamente ha fatto uscire una collezione di rossetti nude
dal più chiaro al più scuro. La cosa bella di questi rossetti è che, oltre alla pigmentazione estrema che hanno, perché sono veramente tutti molto pigmentati, sono matte ma super super confortevoli sulle labbra. Infatti è una delle mie texture in assoluto preferite. Questi sono tutti i colori che ho, credo sia proprio tutta la collezione perché lei me l'aveva inviata tutta e io non ho mai dato via nessun rossetto. L'unico che però purtroppo vado a dare via è il numero 10, perché è un rossetto che in realtà io non porto perché mi sta male semplicemente. Ah, scusatemi, eccoci anche questo. Ma per il resto comunque gli altri sono tutti meravigliosi. E quindi questo lo regalo. Ho fatto delle tonalità veramente fantastiche. Se cercate dei rossetti nude, raga, vedete, questo assomiglia a me più scuro. Andate su questi, li trovate sul sito di Cosmify perché durano veramente tantissimo. Hanno un buon odore, un'ottima confortevolezza. Insomma, mi piacciono. Tipo, gli darei un 9. Anche i packaging, sapete che con loro vinco facile. Poi ho tre rossettini mini di MAC. Questi anche sono molto carini, soprattutto sono comodi da portare in viaggio. Sono molto molto carini, li tengo perché poi io sapete che di MAC adoro i rossetti, quindi non riesco proprio a darli via. Infatti farò la stessa cosa anche con quelli grandi. Se volete accettare un mio consiglio, comprate i mini rossetti perché costano poco e alla fine tanto vi durano lo stesso. Comunque, un altro rossetto di MAC che ho è questo, che io adoro tantissimo ed è Mer, uno dei più belli secondo me di MAC. Questo profuma ancora. Ho notato che alcuni di MAC hanno smesso di profumare. Un altro che mi piace tantissimo è questo, che si chiama Pink Plaid ed è un nude, però questa volta che vira sul rosato, molto bello anche questo. Sempre di MAC abbiamo questo che è un po' troppo freddo, io però non riesco a liberarmene. E poi mi vedrete piangere che ha cambiato odore. Questo è Snob, andava di moda tanto tempo fa, ma è un colore che non mi dona. Poi abbiamo questo che invece è Mocha, che è bellissimo, infatti è utilizzatissimo questo. Ve lo metto qua, è un colore caldo. Questo devo riscoprirlo perché mi sta davvero molto bene. Poi abbiamo, cioè poi ho questo che è Bricola, anche questo è utilizzato tantissimo, è un colore diciamo nude però che ha del carattere, quindi veramente fantastico questo, provatelo in negozio. Poi abbiamo Saint Germain, questo raga è vecchissimo, schifosato e non lo uso proprio, peggio di snob. E quindi questo lo vado a dare per il back to MAC, sinceramente. Ho fatto un grande progresso ad averlo dato via, raga, vi giuro. Poi ho Craving, anche questo devo utilizzarlo perché non odora più. Di solito i rossetti di MAC profumano. Questo è bellissimo perché è un nude tipo malva. Quindi questo me lo metto da parte, lo voglio utilizzare prima che mi va male. Poi sempre di MAC ho una limited edition, questo qua che è un colore di rosato chiaro, però è trasparentino, quindi questo anche tipo d'estate, così è carino. E comprateli Viva Glam perché tutti i soldi del ricavato vanno ovviamente per la ricerca. E poi abbiamo quest'altro che anche questo voglio utilizzare perché è un po' vecchiotto, si chiama Chatterbox ed è molto carino per l'estate perché è un colore rosato con una punta un po' calda. Anche questo non odora più di nulla, quindi ho paura che poi vada verso la puzza. E poi di MAC come nude, questi di una limited edition che sono proprio due nude chiari. Allora, devo essere onesta, questo è bellissimo. Questo lo uso di meno perché mi sbatto un pochino, però li miscelo la maggior parte delle volte e il colore che viene fuori mi piace da morire. E questi sono tutti i rossettini di MAC che, come vedete, alla fine non sono neanche tantissimi. Adesso gli faccio spazio e li metto tutti qua, ecco qui. E poi abbiamo tutti questi altri. Allora, questi sono i più recenti proprio che ho in collezione. Sono di Mesauda e sono della collezione di San Valentino di quest'anno. Abbiamo questo che è un colore tipo malva, bellissimo, opaco, che è tra tutti il mio preferito. Poi abbiamo questo che invece vira un po' più sul rosso, però anche questo è un nude di carattere molto bello.
Ed infine abbiamo un colore nude, proprio nude, che vira su un colore caldo. Questi tre hanno una qualità bellissima, oltre che ovviamente un packaging davvero meraviglioso. Secondo me Mesalda è uno di quei brand veramente che ha fatto un salto di qualità pazzesco. Poi ho questo qua di Kat Von D che mi piace tantissimo. Avevo anche uno arancione ma l'ho dato via perché non lo utilizzavo, invece questo lo utilizzo ancora. Di Astra ho questo che si è tutto spaccato, tra l'altro non so perché puzza, quindi anche questo, ecco, si è staccato, lo butto. Uno di Sian che non ho mai utilizzato e ho ricevuto ed è un nude pazzesco, carinissimo, lo vado a regalare prima che mi va a male. Poi ho questi qua di Mulac che io li avevo tutti, questi sono gli unici che ho tenuto e continuo a tenerli, non puzzano, sono i miei preferiti in assoluto, anche questi come texture mi piacciono tanto. Comunque dicevo, di quei 12 questi 4 sono i miei preferiti. E sempre di Mulac ho questo che io utilizzo praticamente l'estate perché ha un colore tipo strano, molto metallizzato, ecco, che sta benissimo con l'abbronzatura. E poi ho questo qui di Mesauda che, come vedete, non l'ho mai utilizzato. Con tutti i rossetti che ho sinceramente lo do via. Comunque anche i rossetti Mesauda sono bellissimi, anche questo l'ho utilizzato 2 volte, quindi lo do via come texture e tutto, però vedete che ne ho tanti e quindi qualcosa devo pur dar via. Questo è di Astra, molto molto bello, anche questo l'ho utilizzato parecchio perché è molto confortevole. Poi il colore è veramente bello ed è, se vi interessa, il numero 02. Sempre di Mulac ho questo, anche questo è davvero bellissimo, si chiama Vintage, profumo ancora, quindi se volete provatelo. Uno che utilizzo tantissimo è questo qui di Urban Decay, che è il Back Talk, che è famosissimo, è un nude rosato molto bello, anche questo mi piace parecchio, quindi ve lo straconsiglio. Poi ho 2 di questi rossettini di Astra che in realtà sono molto validi. Il problema è che questo colore in particolare non mi piace, assomiglia molto, vedete, a quello che ho dato via di Fatima, quindi questo lo do via. E invece questo lo tengo perché l'ho utilizzato molto di più e mi piace, ed è il numero 03. Poi sempre di Astra, uno che si è mezzo rovinato, anche questo l'ho utilizzato tantissimo, è questo che sto pensando se utilizzarlo o buttarlo. Poi di Sephora ho questi 2 che sono tra l'altro carinissimi, però li vado a dare via perché tanto non li uso più. Poi abbiamo Banana Beauty, questo mi è arrivato da poco, lo sto utilizzando, testando e per ora mi piace e quindi lo tengo. Ed infine l'ultimo di Mulac è questo qua che vira un po' più sul grigetto, questo anche profuma ed è un colore molto particolare, un po' tipo grigio, quindi essendo molto particolare che non ho, lo tengo. E come vedete anche questo reparto è sistemato benissimo. Gli ultimi rossetti che vi mostro sono 4 colori molto particolari. Allora abbiamo 2 neri, uno di Nabla e uno di MAC. Chiaramente tengo quello di MAC. Mentre qui abbiamo Stone, che è proprio un colore grigio sasso. E poi quest'altro che è tipo un viola tutto glitterato, strano, che tengo. Li utilizzo poco, raga, però li tengo. E questi 3 più particolari li inserisco nei balsami labbra, almeno rimangono sotto controllo. Allora, ecco qui il resoconto dei rossetti nude. Sono 6 che vado a buttare, eccoli qui. Poi ce ne sono, tranne questo che ovviamente lo utilizzerò per il Back to MAC, 12, eccoli qua, vedete, 12 nude, che sono questi, che vado a regalare. E sono contentissima di questo risultato perché, se vedete, sono proprio proporzionati. Infatti 22 fucsia ne ho dato via 1 e regalati 4, 30 rossi ne ho dati via 7, qua va bene così, meno so meglio è, e dei nude ne ho dati via 12 e tenuti 37, quindi comunque mi ritengo soddisfatta. Adesso faccio le somme di tutto così per curiosità. Ecco qui il resoconto finale, ne ho buttati 21 che sono tanti, secondo me dovevo declatterarli prima, 35 regalati, in totale fanno comunque 56 prodotti e ne ho tenuti 135, quindi
meno di 3 volte tanto, diciamo 2 volte e mezzo, quindi sono molto soddisfatta e questo è tutto il declutter. Allora, ecco qui le bustine, queste sono quelle che vado a buttare e questi sono tutti quelli declutterati, che sono davvero tantissimi e questo è l'unico che utilizzo per il back to Mac. E questo è il cassetto dopo, dove abbiamo qui tutti i burro cacao e i rossetti un po' più particolari, qui i gloss più belli e dietro le scorte, e poi abbiamo qui i rossetti rossi e qui fucsia e qui tutti i rossetti nude. Questo qui, se vi interessa, l'ho preso da IKEA. Video finito, fatemi sapere se sono stata brava oppure no. Nel frattempo Aurora si è addormentata. Io vi saluto, vi abbraccio e vi ringrazio per essere sempre presenti. Ciao!